Ormai le povertà diventano sempre più estreme con il Covid. Tante famiglie hanno drammaticamente e drasticamente cambiato la loro vita. A ciò si aggiunge il caro bollette, fino alla situazione impossibile dei senza tetto. Il comune di Chieti si è aggiudicato finanziamenti ministeriali, precisa l'assessore alle politiche sociali Mara Maretti. Oggi la conferenza stampa di presentazione del progetto chiamato PRINSA, che vede la sinergia tra amministrazione comunale e associazioni del terzo settore. I dettagli delle attività e delle finalità progettuali sono stati illustrati tra gli altri dal sindaco Diego Ferrara, dall'assessore alle politiche sociali Mara Maretti, alla presenza degli esponenti delle varie associazioni. Sì, da quando ci siamo insediati, anche a causa dell'emergenza sanitaria e adesso l'emergenza caro bollette, ci siamo trovati nella situazione come amministrazione certamente di dover attivare una rete di supporto agli adulti in condizioni di fragilità. Il primo passaggio è stato la creazione del pronto intervento sociale che ci ha portato a erogare molte risorse nel corso dell'anno scorso e anche dell'anno precedente, e adesso stiamo potenziando questa rete attraverso il progetto PRINSE, che è un progetto ministeriale sul quale noi abbiamo vinto un finanziamento e che come comune ci permette di arricchire questa rete attraverso non soltanto la collaborazione con altri attori importanti del territorio, quindi potenziando materialmente la rete, ma anche finanziando nuovi servizi che sono anche dei livelli essenziali di prestazione sociale. Un finanziamento totale di 134.000 euro per un progetto che prevede non solo aiuti economici, anche servizi di reinserimento sociale affinché i cosiddetti invisibili diventino visibili e ritrovino una vita dignitosa. Noi abbiamo creato una rete ormai molto proficua dall'Housing First, che è un servizio di prima emergenza abitativa per la quale abbiamo dedicato ora 3 appartamenti e sarà potenziato con il PNRR. Il pronto intervento sociale con il quale eroghiamo contributi sia alimentari, pagamento utenze, affitti, assistenza diciamo di emergenza per sempre persone che sono in condizione di fragilità economica, e adesso ampliamo con il centro servizi gestito dall'Associazione delle Vincenziane, con la mensa, le docce, la possibilità di lavare gli indumenti, la consulenza legale. Con la capanna di Betlemme ampliamo anche l'SOS sociale 24 ore su 24, e con Te Atelier, un'altra associazione del territorio, ci occuperemo del reinserimento sociale.